Tuo figlio ha iniziato scuola e hai notato che ha qualche difficoltà nella lettura. Sarà mica dislessico? Scopriamo in questo video i segnali a cui prestare attenzione se hai questi dubbi. Ciao, sono Valentina Conte, una delle fondatrici del progetto Viva la Dislessia, il metodo di riferimento per le difficoltà di apprendimento in Italia. Prima di entrare nell'argomento di oggi, ti ricordo che ci puoi trovare nel nostro gruppo Facebook Viva la Dislessia con il punto esclamativo, dove potrai trovare ogni giorno consigli utili per te e tuo figlio. Forse, se stai guardando questo video, hai un figlio dislessico o hai il sospetto che tuo figlio potrebbe essere dislessico. Ma quali sono davvero i segnali della dislessia? Chiariamo subito una cosa importantissima. La dislessia, non essendo una malattia, non presenta dei sintomi, ma è uno stile di pensiero che presenta molte e diverse caratteristiche, tra le quali anche la difficoltà nella lettura. Chi ha difficoltà nella lettura potrebbe, in un primo momento, solo far fatica, oppure rientrare nella categoria dei disturbi dell'apprendimento. Disturbo, problema sono due termini che non mi sentirai ripetere spesso, non mi piacciono e soprattutto non stiamo parlando di malattie né tantomeno di cose che non funzionano, solo di caratteristiche o difficoltà che il ragazzo o il bambino sta vivendo a scuola. Quindi cosa sono le difficoltà di apprendimento? Sono difficoltà nelle quali le modalità di acquisizione delle informazioni, delle abilità scolastiche sono rallentate già dalle fasi iniziali dello sviluppo. Chi presenta queste difficoltà di apprendimento fatica in alcune aree degli apprendimenti, appunto, in particolare il dislessico negli automatismi della lettura. Quali sono allora i segnali da poter osservare per comprendere se tuo figlio è dislessico? Ne vedremo sei. Il primo in particolare è il ritardo del linguaggio. Potrebbe accadere che in un primo momento, quando il bambino inizia a leggere, soprattutto se ha avuto già esperienza dove la mamma si aspettava che intorno ai 3-4 anni parlasse velocissimamente oppure parlasse come tutti i compagni, nel momento in cui arriva a leggere rallenta un po' questo approccio all'apprendimento della lettura. Quindi magari i tempi della partenza a leggere oppure proprio la velocità nella lettura siano un po' diversi rispetto ai compagni. Il secondo punto da osservare è la confusione che magari il bambino ha nelle parole che hanno una pronuncia simile. Ci sono bambini che magari si inventano un po' le paroline, fanno anche sorridere ogni tanto. Mi è capitato di sentire il bambino che invece di dire abbiamo dice avviamo, che è carino, è vero, deriva dal verbo avere, ma non è che si dice avviamo. È vero anche che il suono delle lettere, la V e la B, sono molto simili, quindi a volte lo mandano in confusione. Per questo bisogna magari prestare attenzione a quello che succede con quelle paroline. Il terzo punto invece è la difficoltà di espressione. Magari fa fatica a creare frasi strutturate, quindi il genitore inizia a dire non capisco niente quando parla, dice delle frasi che non hanno senso, magari a volte purtroppo per cercare di agevolare la situazione interviene al posto suo a ripetergli in modo migliore la frase da dire e questo non conviene farlo, te lo dico, dagli la possibilità di prendersi il tempo perché lui possa avere il giusto tempo per strutturare la sua frase. Il quarto punto da prestare attenzione è proprio la difficoltà nell'identificare le lettere. Ad esempio, coltello, cortello, ci va la L, ci va la R. Quindi fanno un po' di fatica e anche qui sono carini nel momento in cui la pronunciano in un modo scorretto, ma portateci attenzione e aiutatelo ad accorgersi nel modo corretto come va detto. Ma anche quando legge a volte magari va veloce, per cui legge le prime letterine e poi improvvisa, spara un po' a caso, sembra che stia cercando di inventarsi le parole o di indovinarle. Non c'è niente né da inventare né da indovinare, però effettivamente potrebbero essere dei segnali a cui prestare attenzione. Il quinto punto invece è la difficoltà a identificare i suoni. Questo crea molta confusione per tanti bambini all'inizio perché vengono fatti anche molto ravvicinati gli uni agli altri e gli insegnanti magari a volte un po' troppo corrono e quindi quando ci sono quei suoni meravigliosi come sci, sce, ci, e, ci, a, vanno un po' in tilt e non sanno un po' bene riconoscere ci va la i, non ci va, va la e, va la a, vanno un po' in confusione e questa cosa sembra che se anche gliela spieghi non riescono a trattenerla. Allora vanno un po' in difficoltà o potrebbe essere un segnale da poter considerare proprio perché ci possa essere una difficoltà legata alla dislessia.
bisogna un po' portare attenzione. Il sesto punto è la familiarità per quanto concerne appunto i problemi di lettura e di scrittura. Se hai notato alcune di queste caratteristiche in tuo figlio, non è detto che ci sia una dislessia, magari c'è il bisogno di strategie diverse, ma soprattutto anche di tempi diversi. Per cui prenditi il giusto tempo per osservare, raccogli tutte le informazioni e datti il tempo di capire. Quello che puoi andare a fare sono iniziare a farti anche delle buone domande per poterti orientare e sapere cosa osservare. Per cui prima domanda che ti consiglio è: com'è stato lo sviluppo del linguaggio di tuo figlio? Questo cosa vuol dire? Se ha avuto un ritardo nel linguaggio, magari porta un po' più attenzione nel momento in cui sta apprendendo la lettoscrittura. Porto un po' di attenzione, perché non è detto che da qui in poi ci sarà una difficoltà o una dislessia, però inizia ad osservare, ok? Altra domanda che potresti farti è: fa fatica con la lettura, ma da quanto tempo? Perché questa domanda? Perché se fa fatica la prima settimana di scuola, magari il primo mese o anche il primo anno, non vuol dire che tuo figlio sia dislessico. Magari ha bisogno di strategie diverse, magari ha bisogno di più tempo, magari in quel momento non hanno utilizzato i modi migliori per lui e va trovato un sistema. Per cui ancora dopo il primo anno tuo figlio non è dislessico, ma ci servirà del tempo per capire e per osservare i giusti segnali che ti ho portato appunto in questo video da osservare. Altra domanda interessante da farsi è: se glielo si spiega in un modo diverso, ci riesce? Perché se notate che spiegandoglielo in un modo diverso lui ha la strategia o comprende davvero la situazione, come andarla a fare sua, quel piccolo problemino con quelle letterine o con quel suono, allora probabilmente non è dislessico, ma ha bisogno di avere degli strumenti diversi e avere il suo tempo. Quindi va bene essere preparati e avere gli giusti strumenti per saper cosa osservare. Detto questo, non affrettatevi a far diagnosi voi dei vostri figli, prendetevi il giusto tempo e iniziate a giocare su quello che può essere il mondo anche della lettura. Spero di esserti stata utile. Ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al nostro canale e di venirci a trovare nel nostro gruppo Facebook Viva la Dislessia col punto esclamativo e nel nostro sito vivaladislessia.com. A presto!